Guardi, io ieri ero presente all'assemblea della Confindustria e gli industriali hanno fatto alcune richieste molto precise al governo e dal governo non hanno avuto grandi risposte. Patuanelli è entrato un po' più nel merito, Conte ha fatto un intervento di mezz'ora in cui non ha detto fondamentalmente nulla. E credo che anche la freddezza della platea abbia dimostrato che non ci sono state risposte alle richieste che sono state fatte. Il tema centrale di quanto ha sostenuto il Presidente Bonomi è stato il fatto che il governo debba avere il coraggio di fare delle scelte precise e quindi di abbandonare questa logica dei bonus a pioggia che non hanno effetto perché dare qualcosina a tutti fondamentalmente non aiuta nessuno e questo noi lo diciamo da tempo, il bonus vacanze, il bonus monopattini, tutte queste misure a spot per toccare quanti più cittadini e imprese possibili non hanno avuto un effetto di rilancio. Quello che chiede Confindustria, su cui noi siamo d'accordo, è fare delle scelte precise. E Bonomi citava ad esempio il modello della Francia. La Francia ha già deciso che i soldi dei fondi europei del Recovery Fund che arriveranno alla Francia verranno spesi su tre filoni. Uno che è il filone obbligatorio, quindi quello della conversione green per un 37%. Un altro terzo, diciamo, dei fondi saranno utilizzati proprio per gli ammortizzatori sociali, per cercare di dare risposte a quelle migliaia di lavoratori che anche in Francia hanno perso il posto di lavoro, perderanno il posto di lavoro. E questo accadrà anche in Italia, purtroppo, quando finirà il blocco dei licenziamenti e un altro terzo verrà utilizzato per sgravi fiscali alle imprese. Quindi tre scelte molto chiare e precise con misure di impatto. La richiesta della Confindustria e del Governo è di avere lo stesso coraggio di dire chiaramente cosa vuole fare con questi fondi e su quali linee di investimento vuole spenderli. È la stessa richiesta che facciamo noi, perché adesso se noi mettiamo insieme tutte le proposte che vengono fatte dai vari ministeri, dagli enti locali, dai territori, noi abbiamo 10-20 volte la spesa dei fondi del Recovery Fund da investire, non c'è un'indicazione precisa, quindi anche noi chiediamo al governo di essere chiari nel decidere che cosa fare. Poi Confindustria chiede una serie di altre cose, come ad esempio la istituzionalizzazione dell'Industria 4.0 come una misura fissa e permanente, chiedono ovviamente una flessibilizzazione maggiore dei contratti di lavoro, cose su cui quando noi eravamo al governo insieme al 5 Stelle siamo intervenuti ma facendo una precisa scelta politica. Quando noi abbiamo messo mano a Industria 4.0 lo abbiamo fatto per cercare di destinare fondi pubblici ad aiutare soprattutto le aziende più piccole rispetto a quelle più grandi. Quando abbiamo fatto il decreto di dignità lo abbiamo fatto nell'ottica di correggere alcune strutture del Jobs Act che magari erano gradite a Confindustria, ma molto meno gradite ai lavoratori dipendenti e ai sindacati. Quindi si tratta di fare delle scelte. Quello che noi imputiamo a questo governo è che non c'è una linea chiara su dove si voglia andare.